Non è che è orientato sulla stella polare, è orientato su una presa, cioè di nuovo è orientato su una violenza. Mai Schmitt riesce a uscire da questo, nemmeno nella sua fase istituzionalistica, nella fase cioè in cui sostanzialmente butta a mare lo Stato e rivaluta gli ordinamenti, diciamo così, locali, fra il 32 e il 34, tentando di venire a patti con il nazismo. E naturalmente il primo patto è basta con l'architettura moderna, basta con lo Stato. Nemmeno in quella fase questi ordinamenti, ordini concreti, ambiti dotati apparentemente di vita propria, di proprie capacità di autogiustificazione, nemmeno questi in realtà sono dotati di autogiustificazione, di autolegittimazione, sono sempre riportati nel 32 in un modo, nel 33-34 in un altro, a un elemento di decisione o di, o quando la parola decisione non è più stato possibile dirla, o di orientamento politico di vertice. Nel 32 dittatura ex articolo 48, nel 33-34 la figura del Führer custode del diritto. Cioè, qualche cosa che stia in piedi da solo senza violenza, Schmitt non riesce a pensarlo. Se lo affronti davvero, vedi che la sua cifra nel bene e nel male è questa. Anche le istituzioni sono per la morte. Non solo per la loro, ma anche per quella di coloro che le abitano. E lo stato d'eccezione è il dispositivo che governa il passaggio da una condizione all'altra. Non il contratto, non il contratto è il dispositivo che governa il passaggio dalla anomia al nomos, ma l'esatto contrario del contratto. Qui ad Agamben-Schmitt serve per questo, poi Benjamin gli serve per uscire da questa specie di inferno senza redenzione, perché Schmitt è cattolico nel modo peggiore possibile, cioè nel modo alla Donoso Cortés, no? È un inferno senza redenzione, la colpa originaria pesa per sempre, pesa per sé, no? E naturalmente ciò serve ad Agamben per rileggere Hobbes, contro Hobbes. Il cuore del pensiero hobbesiano non è quel dispositivo che genera il grande uomo, ma è il fatto che quel grande uomo, lo Stato, sia costretto a mantenere a sé, a dare a se stesso, la possibilità sovrana di mettere a morte i cittadini. Se esisto, devo potermi difendere da colui che vorrebbe che io non esistesse. La macchina, il grande uomo, creato per la protezione, ha il compito di proteggere uccidendo. Un passaggio fondamentale per uscire dall'inferno, che non sia solo appunto la evocazione beniaminiana della catastrofe, è dato da quella che è l'attuale chiusura del testo Stasis. Cioè, da alcune pagine, Stasis vuol dire guerra civile, ed è il titolo di un libro di Giorgio Agamben, che all'interno di questo grande libro, Homo Sacer, edizione integrale, ha una parte finale particolarmente interessante. Riguarda un curioso libretto di Carl Schmitt, che si intitola Amleto o Ecuba, l'irruzione del tempo nello Spiel, che io ho tradotto nel gioco del dramma, ma insomma, e lì c'è, ecco, un Rese dei Conti con Benjamin, in cui sostanzialmente dice: ma questo con me non ha, cioè, mi ha frainteso, ecco, questo è un marxista e mi ha frainteso. E nella Germania del 56 trovare l'elogio
di ebrei comunisti non era precisamente la cosa che ti dà. Già te eri stato pure nazista, ti hanno buttato fuori dall'università, adesso i comunisti parlano bene di te, non sia mai. Per cui dice, mi ha frainteso, però al tempo stesso fa vedere, dopo tutto, non ero poi così male se anche un marxista mi scriveva. Ecco. E poi c'è una serie di allusioni in questo libretto al fatto che la politica è una cosa seria e non ha niente a che fare col gioco. E giustamente Agamben si è chiesto perché? Che la politica per te sia una cosa seria, ce l'hai già detto dal 1920, cioè, è sempre detto, no? Cioè, c'è la morte, la politica ha a che fare con la morte. A che cosa è dovuto questa insistenza? Va bene, Spiele è anche il dramma, per cui dentro Amleto fa irruzione il fatto che l'Inghilterra, in quel momento, quando Shakespeare scrive, sta facendo la grande chiere dall'esistenza verso l'esistenza marittima. Per cui il disorientamento di Amleto è il disorientamento dell'Inghilterra. Bene, ma il gioco? Esiste uno storico olandese, un uomo per bene che si chiama Huizinga, che nel 1930, famoso per varie cose, fra cui un libro che si chiama L'autunno del Medioevo, un uomo per bene, un vero erede di Erasmo, che a un certo punto della sua vita, nel 1939, scrive un libro che si chiama Homo Ludens, libro intelligente, che si chiude con una pagina furente contro Carl Schmitt. In ogni caso, dice, Carl Schmitt è titolare di una infernale utopia sanguinosa, questa idea che la vita umana è giocata tutta sul caso serio. Esiste una rilevanza assoluta dell'elemento ludico-rituale, grazie al quale gli uomini non sono belve assetate di sangue. Allora, Agamben si è insospettito, è andato a vedere che cosa c'era sotto. Ha scoperto una cosa, che nel Begriff des Politischen, Carl Schmitt apparentemente pasticcia, in realtà non riesce e non vuole uscire dalla piena e perfetta circolarità fra l'ostilità come principio e la guerra come atto. Il fatto che le relazioni umane sono segnate dal rapporto amico-nemico, quando questo rapporto amico-nemico è strutturato in modo tale da poter diventare un rapporto di uccisione reciproca, Schmitt questo dice, cioè quando il rapporto amico-nemico non è tu mi stai antipatico e non è neanche tu mi hai portato via la ragazza, perché quello può essere un rapporto di grande inimicizia ma privata, e invece qui si parla di inimicizia pubblica, c'è un cortocircuito fra la ostilità e la guerra. Chi viene prima? Viene prima l'ostilità o viene prima la guerra? Il pensiero di Schmitt è un pensiero della guerra o è un pensiero della guerra possibile? Schmitt sostanzialmente lo dimostra, Agamben, nel giro di poche pagine si contraddice, prima la guerra è un risultato, poi la guerra è un presupposto. Cioè c'è una circolarità. Detto in un altro modo, non si esce, cioè, da un circolo non esci. C'è una circolarità fra ostilità e guerra dal punto di vista del politico. Come dire, se entri nel politico, entri in un girone infernale in cui c'è il continuo passaggio dalla guerra possibile alla guerra reale. E non vivrai mai senza lo spettro della morte che ti sta addosso. La scoperta, in qualche modo, di Agamben è che sono esistite parecchie nel mondo greco pre-polis. Esistevano parecchie forme di combattimento rituale dove effettivamente le persone potevano anche uccidersi, ma per l'appunto, quel combattimento era un rito preparato in anticipo, con regole prefissate, spazi prefissati, e diciamo così, non ne andava, ecco, in quel combattimento non ne andava dell'esistenza di un gruppo politico.
non era una guerra esistenziale. Cioè, la guerra ritualizzata staccata dall'elemento della politica. Il quale elemento della politica, questo poi è l'altro punto fondamentale, era ancora assai poco determinato. Cioè, questa è una situazione precedente, sono tribù precedenti lo stringersi del rapporto interumano nella polis. Per cui Schmitt dice a Agamben, nel sottolineare che la politica è una cosa seria, nell'esprimere la circolarità fra ostilità e guerra, nel mandare al diavolo indirettamente Heusing, sta mettendo in un cono d'ombra un'altra possibilità del rapporto fra guerra e politica, una possibilità di distacco dell'una dall'altra, di una politica non esistenzialmente determinata dalla guerra. E io, per carità, sono d'accordo. L'unica cosa che non ho capito è perché in questo modo Schmitt sarebbe in contraddizione. Perché qui davvero è l'unico tipo di domanda che rivolgo ad Agamben. Ma come l'ho capito io? Schmitt non è altro che colui che noi leggiamo in modo non ideologico, tirando perché attraverso di lui, perché troviamo in lui l'idea che egli sia capace di darci il nucleo reale della politica, per me, moderna occidentale. Per cui che prima del formarsi di istituzioni politiche esistenziali, la guerra avesse caratteristiche di gioco e di rito, e che la politica non fosse segnata dal politico, per me non è una contraddizione di Schmitt. Anzi, mi conferma che Schmitt è sostanzialmente un pensatore moderno e che non ci sa dire niente né del mondo antico, né meno che mai di un mondo antico pre-polis. Questo è la domanda, se ho ben capito quello che ho letto, che rivolgo ad Agamben, dopo aver sottolineato, ancora una volta e chiudo, che questo grande libro, in tutti i sensi, nella sua molteplice articolazione, ha un elemento di sistematicità. Che è questo, cioè la scoperta del nucleo vuoto che rende possibile l'indistinzione, perché tiene insieme anomia e nomos.